Siamo tornati, siamo arrivati qui per Game 3. Avremo una serie quindi fra Katie Rosters e Freddie Brion. Walker, ti vedo, non lo so, leggermente scombussolato. Beh, non mi aspettavo se arrivasse Game 3, questo non è un mistero. Mi aspettavo che i Katie Rosters, anche dal Red Side, potessero aggiudicarsi una vittoria facile. Probabilmente c'è anche stata la volontà di sperimentare un pochettino. Non è stata la più ortodossa delle draft. Hanno messo Vigra su Talia, non anche per lui sia un pick nuovo, assolutamente è stato un pick che è dovuto per esigenza diventare fondamentale per tanti mid laner. Lui tra l'altro è stato uno dei giocatori che lo ha giocato per primo, anche se poi non ha giocato tantissimo, però andare a impiegare una Talia da Crown contro Sivir in una composizione in cui c'è disperato bisogno di danno, c'è bisogno disperato di playmaking nel mid game, in modo da non lasciare che Sivir e Gwen outscalino, outrangino tutti. Gwen non outrangi, ma outscali, sì. E non c'è stato il mid game di rottura che prima Kaz aveva saputo dare, ma anche perché attorno a sé aveva un Ahri, un danno, attorno a sé aveva, su di sé aveva una Vai molto forte a lasciare molto spada, a giocare molto attivamente sulla mappa. Qui è stato proprio super handshake. I jungler hanno rubato lo stipendio questa partita, se la sono chillata nella giungla, ed è stato facile l'outscale della composizione dei Freddie Brion, che ha controllato la partita veramente anche loro, senza fare nulla di che. Hanno controllato, gestito, e si è arrivati poi alla unica conclusione logica possibile per questo game. Come dicevo prima, Sivir che facilmente outrange Azeri, e i due front che vengono spoltigliati da Gwen con tre oggetti offensivi e i soli Mercury Threads come oggetto difensivo. Qui vediamo poi di nuovo l'azione in cui erano 2v5, ma quando cade il sipario, quando quel muro viene rilasciato, si distrugge, allora arrivano Lava e Ena e dicono: sapete che cosa? Andiamo a ripulire tutto quello che troviamo di fronte a noi. Alla fine una situazione in cui troverà sì lo shutdown Vikla, ma a che prezzo, a che costo? Il drago viene conquistato, quello sarà il drago del Soul Point, che poi sarà anima del drago per i Freddie Brion. C'è anche da dire dei teamfight abbastanza confusionari, ne parlavi, sì, anche tu prima. È stato molto brutto il fight, ma non è molto facile parlare del fight, perché lì è una Gwen che deve morire 100 volte su 100. Invece a causare il fatto che questa Gwen sopravviva c'è una serie di fattori. Il primo qui penso è ovviamente la corona d'Italia. Con l'Uluden Seco avremmo visto una facilissima risoluzione di quella Gwen. Avremmo visto quindi Gwen non fare due istanze in più di ricamo fatale. Avremmo visto i vari Triumph poppare a destra e manca e risarcendo un pochino di HP. Insomma, sarebbe stato un altro game, probabilmente, con quella Talia veramente offensiva e veramente... Questa è l'altra giocata su cui me l'hai sentito dire proprio prima che arrivassero. Vedendo i campioni coinvolti nella giocata ho detto: questa è una di quelle istanze in cui Morgan si gira e fa tripla. Poi, insomma, hanno provato ad esistere molto in fretta perché è arrivata la cavalleria a supporto di Morgan, però messo su quei 30% di punti vita, nessuno ha potuto farci niente. Sì, comp che non mi è piaciuta, build che mi sono piaciute ancora meno da parte dei Katie Rosters. Di nuovo, non mi perderei troppo in chiacchiere su questo game in realtà, perché mi è sembrato sin dalla draft un pochino un esperimento, uno di quegli esperimenti underground che finiscono male e poi vuoi provare a mettere tutto a tacere, l'omunculus che hai creato lo sopprimi e fai sparire le tracce. Parlando di un Munculus, mi viene in mente proprio una serie molto famosa. Immagino che parlavi di FMA. FMA, sì. Ai tempi, quando ero giovane, e c'erano canali TV che trasmettevano musica e delle serie molto interessanti. Pensa, cosa avevamo un tempo? Non apprezzavamo finché non abbiamo perso MTV, però... E cosa stiamo per cosa invece dobbiamo essere grati? Non ci perderemo Game 3, avremo Game 3 della nostra. E anche te. Ci fossimo arrivati in modo diverso, sarei anche un po' più entusiasta, però effettivamente questo Game 2 dei KT è stato un pochino un tappeto rosso per i Freddit. Non dimentichiamoci che i KT roster hanno la possibilità di congelare lo slot playoff qui, quindi è comunque una serie importante per loro. Rischiano di finire in un brutto vortice, non dovessero vincere oggi, perché non sono dei più facili
gli appuntamenti che li aspettano. Wow, che stats per Ena. È il suo primo POG. Finalmente Ena rompe il ghiaccio con una performance maiuscola. 100% di kill participation, il 50% del danno espresso dalla comp dei Freddit passa per le mani di Ena. E poi 923 di DPM, quasi 1000 danni al minuto. Troppo facile questa partita per Sivir. Questa è la più grande lacuna, secondo me, nella draft dei Kitty roster. Nessuno poteva arrivare facilmente sulla posizione di Sivir. Classica composizione con le front immobili che si vedono investiti dagli autoattacchi di Sivir. E ovviamente poi backliners che non possono arrivare a range di fare danno perché perdono i frontliner prima che il fight abbia veramente inizio. Quindi sì, brutta comp, dicevo prima, difficile essere entusiasti per questo Game 2, difficile anche quindi aspettarsi che il Game 3 possa celare chissà quali insidie. IKT dovrebbe bastare, ora che tornano anche al blue side, draftare come hanno fatto Game 1, una draft molto composta, con un pochino più di agency per l'early game, e mi aspetto che riescano a impedire ai Freddy Brion di friscalare. Vediamo se sarà così, oppure se Freddy Brion troveranno una risposta, almeno vediamo che questo Game 3 sia più combattuto quello che abbiamo visto nel game 2. Sarà interessante anche vedere la scelta. Immagino che i giocatori dei Kitty Roses abbiano scelto side. Tanto un paio di cartelli a incitare Freddy Brion, come giusto che sia. Finalmente sei riuscito a trovare una vittoria, è arrivato il momento di chiudere una serie. Ricordiamolo, Kitty Roses partiranno blue side come ci immaginavamo. Una win per andare ai playoff, una lose per ancora essere fuori possibilmente, chi lo sa, in questa zona playoff. Sì, tra l'altro non sono ancora full sicuro che siano matematicamente fuori poi della regional finals i Freddit. Devo fare un check, stavo guardando quello, mi hai colto un po'. Ah no, ok, niente, come non detto. Mi dispiace, popolo bianco-verde, matematica l'uscita. Con gli attuali punti sarebbero fuori. Poi bisogna vedere se riescono a strapparne di più, però siamo veramente, veramente vicini. Veramente, veramente vicini. Non sono sicuro che avremo dei Freddy Brion competere nelle regional finals. Però è provvisorio in realtà, non è un lock definitivo. È che allo stato attuale delle cose i Freddy non avrebbero shots per giocarsi le regional finals. Che lo ricordiamo, attribuisce gli ultimi due posti per la Corea ai mondiali. Il terzo seed andrà diretto al group stage, come vale anche per LPL. Il quarto seed, come vale anche per LPL, dovrà invece affrontare il play-in. Ma parliamo di questo game 3. Finalmente i KT non vanno a Wukong, proteggono anzi il pick di Wukong in B1 e vanno a togliere Sivir. Kalista, mi piace tantissimo questa fase di ban blue side, devo dire. È perfettamente coerente con quanto hanno mostrato i Freddy Brion nell'arco della serie. Dimostra grande duttilità. Tolgono Kalista anche perché, tolta Poppy, è molto libera di agire ed è un pick fastidiosissimo in corsa inferiore. Hanno Wukong ben protetto per il B1 e non rivelano moltissimo della propria draft. Tolgono Sivir, che è stato il pick che ha giocato fino adesso e che di fatto rappresenta una minaccia per la Zeri di Aiming, forzando così al ban di Zeri di Yumi, forzando al solito ban di Lucian perché il pick è troppo forte e non può uscire in blue side. E adesso con una botlane molto più gestibile, qualunque essa sia, perché c'è Aphelios, IKT spetta il diritto di andare a cercare il counter, di andare a cercare magari quella Jinx che storicamente i carry di LCK dicono essere ancora oggi una soluzione ad Aphelios. Sembra che invece che Tirozos voglia andare per questa corsia superiore, teoricamente. Ieri abbiamo visto Sejuani andare per fortissimo questo trio. Fortissimo questo trio a giocare nell'early game, un sacco di agency, va a dare una grossa mano a tutta la mappa. Mi aspetto che si abbia un approccio simile a quello di Game 1, dove Aiming farà l'hyper carry e questi tre giocheranno aggressivi. È rimasto open Sylas, ma non si è andato a selezionare Gnar, quindi va tutto bene. Non mi dispiace, è un trio fortissimo, c'è sinergia con Sejuani, possono giocare a zero getti, al primo mitico, al secondo getto, al primo leggendario, ed essere molto proattivi, molto dinamici. Portano un buon teamfight, portano un buon pick-off, smistano i danni, hanno crowd control. Questo è un trio veramente che mi strapiace. Subito ban di Twitch, per non permettere di avere uno scaling prepotente da parte dei KT Roses in quella corsia inferiore. Quale sarà la scelta dei KT? Cosa si vorrà andare a togliere? Forse un top laner, forse qualcosa di fastidioso. Gnar potrebbe essere un'idea. Renekton, Morgan l'ha giocato, quindi non vuoi rischiare.
Cosa interessante di questa draft è che effettivamente banata Popic era ancora Thalia, che poteva essere un importante check sui campioni mobili dei KT roster, specialmente Wukong e Ari. Ma Lava non gioca Thalia. Quindi i KT hanno anche saputo abusare delle lacune di Champion Pool dei Fredit Brion, andandosi a disinteressare dell'apertura su Thalia per i Fredit Brion e andando a prendersi i loro campioni da mobilità. Jinx è l'altro ban. Ok, Tahm Kench invece, per non dare ad Aphelios un supporto lo vado ad aiutare nei possibili trade quando si trova in difficoltà un bel divorare del fastidio. Aatrox! Ok, sono interessato, sono molto molto interessato. Intuizione interessante, può addirittura saltare fuori un angolo da Syril da Rush e playstyle iper aggressivo sulla sideline da parte di Aatrox. Mi incuriosisce questa decisione di Morgan, è un pick che ci sta, è un pick che può davvero, ha un tetto di resa altissimo questo Aatrox. Non parte automaticamente come iper forte secondo me, quindi non è assolutamente il jolly sulla corsia, però può veramente spaccare la mappa trasformando il gioco dei Fredit in una 1-3-1 super redditizia. Xayah Rakan per la botlane dei KT roster, mi piace tantissimo questa soluzione perché va a dare protezione dall'all-in di Vi, con Xayah che può andare in tumulto di piume. Mi piace che Renata affianchi a Felios perché dà un pochino più di brio alla lane, consente un pochino più a Vi di giocare per bot. Non avessimo avuto alcun crowd control, alcuna possibilità di push per la botlane, avremmo assistito probabilmente a una Felios Tahm Kench classica, che poi però Tahm è stato bannato, con Ena costretto su tutto a scalare pazientemente. Invece Renata un po' più di attitudine offensiva, un maggiore impatto nei team fight con la Suprema. Sono due draft che mi piacciono entrambe tanto ed è un episodio raro perché in questa draft abbiamo visto, secondo me, nei primi due game dei pesanti outdraft. La bilancia pendeva visibilmente in favore di una o dell'altra squadra. Questa è una draft molto equilibrata, punti di forza differenti. Nei Fredit Brion vedo delle solo lane che possono prendere il controllo e prevaricare. Nel caso dei KT roster vedo una botlane molto forte e funzionale che può aggregarsi in fretta al trio di campioni nelle solane nella jungle per giocare un po' secondo effetto valanga. Vediamo cosa accadrà, perché qui secondo me tanto sta il playstyle delle due squadre, tanto sta l'interpretazione di queste formazioni. Sono molto duttili, però hanno anche dei dogmi da rispettare. La Felios non ci si può giocare attorno in modo sfrontato, non è un carry da early game, dovranno comunque rispettare Xayah Rakan che portano tanto crowd control e tanta utilità al jungler, però quello che succede nelle solo lane è molto libero, è molto in mano ai giocatori e questo mi rende molto contento perché fino adesso abbiamo visto i jungler un po' troppo dormienti e questo game 3 è la loro occasione di spaccare la partita. Invece vediamo allora chi avrà la meglio, chi vincerà di Brion per dare speranze quando un Freaks o i KT Roosters che loccheranno il loro playoff. La sfida è lì, non si può cambiare. Fredit Brion ormai sono fuori dalla corsa playoff, ma possono dire la loro, quindi benvenuti sull'Anda dei Evocatori. Siete di nuovo atterrati in questo manto erboso con un bel fiumiciattolo per godervi l'ultimo game di questa serie. Un po' di emozione, un po' di brividini. Una volta si alza questo grido all'All Park Arena di Seoul. KT roster che tornano al blue side, là dove avevano dominato in game 1, Fredit Brion che tornano al red side, però trovano, devo dire, una buona commistione di pick forti, perché hanno trovato un R4 che va a rispondere bene a Sejuani, hanno trovato una jungle molto proattiva, hanno trovato il Sylas in Tuari, hanno trovato una botlane con Aphelios che può outscalare. Ci sono tanti bullet point all'interno di queste due composizioni da concretizzare. Se devo di nuovo proporre il punto saliente di questa partita è l'early game dei due jungler, perché sono entrambi jungler super proattivi al servizio di solo lane molto volatili. Sylas è facile che si imponga su Ahri, Aatrox è facile che si imponga su Seju. Allo stesso tempo è facile che questi pick vadano behind e che lasciano terreno ad Ahri e Sejuani per quando poi andranno a giocare per la botlane. Tra l'altro Aiming ci rivela una build a letalità, quindi questa diventa per intero una composizione proprio da snowball. Abbiamo praticamente quindi snowball versus scaling anche solo per la differenza che risiede nelle botlane. Una Felios che vuole appunto scalare, che vuole arrivare late, e con Xayah che invece andando da letalità avrà praticamente finito la build dopo due oggetti, dopo pochissimo la mano. Tanto vedevo anche il guardiano per tutti e due i supporti,
dovranno provare ad aiutarli gli AD carry nel caso ci sia il tentativo aggressione. Ora proviamo a fedeltà da parte dei Light per andare a colpire ma soprattutto a scudarsi. Così facendo il trade viene relativamente vinto da parte dei Freddy Brion, che se qui avendo il Calibrum e il Severum possono continuare ad essere alti di salute. Subito anche l'utilizzo delle spell della fase da parte di Ena per cambiare arma e andare per l'abilità 07. La stagione di Ena Felios non delle migliori, in compenso è nata un pick che ha messo tutti d'accordo. Molto alto il win rate in NCK, molto alto il win rate in assoluto nel competitivo di prima fascia a livello mondiale, veramente un pick straordinario. Vikla però volava qui. Una malia a giro, quella malia va a trovare lava in una posizione in cui non sembrava poter essere raggiunto dal cuoricino di Ari. Tira a giro come dai più grandi amanti. Non so se l'hanno visto, ma penso di sì. Però attenzione al possibile dive. C'è il salvataggio a disposizione di The Light. Non è facile venire via da qui. Tre per Ena The Light. Tre per Light, subito il flash. Eccolo il knock up. Primo sangue nelle mani di Ena. Rimarrà comunque in vita. Attenzione, sta arrivando Wukong. Subito il salvataggio. La kill di Kaz è la doppia per lui. Non è un bel quarto d'ora se ti chiami Freddy Brion. Poi qui, Vikla. Attenzione. Il mana c'è, ma non ci sono le spell, non ci sono ancora le abilità da parte di Vikla. Quasi congelare in bastiros do push Vikla per regalarsi il Cheetah Recall. Molto ben giocato l'early game di Vikla. All'inizio della fase di corsia, Ari rischia di essere un po' all-innata. Il classico matchup in cui lo svantaggio del melee champion si traduce in piccole finestre in cui cercare trade brevi ma letali. Vikla è sempre stato super aggressivo, non lasciando mai davvero l'iniziativa al Sylas di lava. Mi è piaciuto molto l'approccio alla corsia di quest'Ari. Qui bot si può fare veramente niente. Tre campioni livello 3 contro due campioni livello 2. Ena che prende un buon tempo di tank sotto la torre, però poi c'è casa a fare pulizia. Casa che fa prendere, trova anche il tempo buono per utilizzare l'attacco in cui mancavano poche HP per permettersi una doppia uccisione. Torna con una fulgore. Non saranno bei momenti perché ora Wukong potrebbe letteralmente andare in faccia allo stesso Umti e dire: ehi, vogliamo fightare? Sei sicuro di voler combattere contro di me? È un Wukong, tra l'altro, che devi rispettare tantissimo. Ho ottenuto due uccisioni, ti fai due conti e dovresti incontrarlo la prossima volta con fulgore e almeno una longsword. Arriva la seconda di longsword, arriva la refillable che ci si aspetta abbia ogni jungler. Questo vuol dire che Kaz può veramente schermagliare in ogni dove della mappa e rapidamente rigenerarsi e rifarlo ancora e ancora e ancora. Qui io vorrei davvero vedere Kaz con un playstyle un po' più LPL-esco, perché non c'è modo migliore di partire con Wukong se non trovando due uccisioni. Ha tutto il diritto Kaz di giocare come un pazzo furioso, sempre addosso a Vi. Per quanto Vi sia un pick molto forte into Wukong, per quanto possa essere il counter perché gli spacca l'armor, non mi importa. Kaz ha due kill addosso alla Shin, deve imporre la sua legge nella giungla. Vedi che la giungla nella parte bassa è stata ripulita, questo vuol dire che era lì Umti poco prima. Infatti lo vediamo Umti, nella parte alta c'è un ping blu. Pingato i lamabecchi, esattamente dove era Umti. Buon caso, bravo a dare informazioni sui solo laner, sulla posizione del giant nemico, sulla base di quell'invasione della bot side jungle che hai detto tu. O i venti di guerra, di nuovo, la fortuna di Rakan, l'ansia danza della guerra, non i venti. Il modo di poter giocare intorno a questo, a questa spell, permette allo stesso giocatore di farsi carico, di prendersi Gravitum in faccia, e da dire ok, voi fate tutto quello che volete, io faccio gli affari mia. Tanto non ci sono problemi di niente in questo caso. Il problema è quando arriverà l'arma del Crescendum insieme a un possibile utilizzo anche del Severum. Allora lì tutti quelli che giocano in corsia inferiore sanno: non combattere, non combattere, non combattere. Ma a basso non combattere. Per il bene di tutti, non combattere.
Red and White don't fight. Qui è Blue and White. Forse a seconda della gittata dei campioni coinvolti, Blue and White è pure peggio. Se giochi contro magari support melee, un carry dalla gittata bassa, anche l'inferno può fare molto male. Ma voglio spezzare una gran lancia in favore di Rascal, perché sta giocando una fase di corsia pazzesca. Qui poteva buttare veramente malissimo. La grande forza di Aatrox, è il motivo per cui è apprezzatissimo in solo queue nel super server cinese e nel server coreano, è che nel duello di Sight ha veramente pochissimi rivali. Viene Manaless, è un campione con un bassissimo cooldown sulla Q. Kals fa sentire finalmente che c'è la maglia. Arriva infatti anche Vigil insieme a lui. Lo scatto dell'assalto spirituale insieme al ciclone. È un grosso GG. Ari stava orbitando effettivamente la posizione di Kaz. Poteva stare il flash ciclone con l'inserimento di Vicla in suprema e Amalia Morosa. Lava ora può ritrattare. Ok, c'è un piccolo tre. Vicla, basta. Hai fatto. Hai aiutato il tuo compagno. Hai preso anche la kill. Basta. Basta. Ho giocato la parte di Vicla. Anche Rascal si è mosso il più rapidamente possibile, ma non ce n'era bisogno, perché quello è un Wukong che ha assolutamente le redini della partita in mano. Bisogna giocare attorno a Wukong. E Wukong. Stesso caso deve chiamare a sé i compagni per far accadere qualcosa. Quel vantaggio non va sprecato. Questa è una composizione che, come dicevo prima, rischia di venire outscalata da quella Felios se aiming effettivamente andrà a perdere delle qualità. E la presenza della goccia ce lo conferma. Scusa, ma è stato troppo divertente vedere Rascal camminare come se nulla fosse. Vede che loro fanno, l'era dice: ok ragazzi, scusate, io me ne vo, non vi preoccupate top, di me. Ragazzi, so voi, io devo andare top. Non ho alcun interesse a rovinarvi la festa col messaggero. Prendetelo pure e fatevi gli affari vostri. Tutto è Seju, voglio dire. Come la fermi? Oddio, va bene. Scusate, ho avuto il mio momento divertente. Come Kaz, che il momento divertente non ne ha. L'ha preso il distrutto. Ucciso il jungler, preso il drago. Ecco, questo non è un momento divertente. Questo è un momento in cui devi pensare e dire why. L'unico obiettivo che avrei veramente perdonato a casa l'avesse lasciato platealmente, visto che è il primo drago della nuvola, invece va a perderci la vita. L'unica notizia triste di questa giocata è quella, non aver perso il drago, aver perso il proprio jungler e aver dato shutdown. Peccato davvero, tra l'altro shutdown è andato nelle mani di Ena. Oh no, era la play in cui è andato nelle mani di Lava. Lava, Ena aveva preso la kill durante il dive. Ha preso Lava. Ha preso Lava, quindi sì. Un po' un dispiacere per Vikla, che si può trovare un Silas un pochino più pericoloso. Occhio Umti che fa il giro largo con la suprema di mano. Ok, non c'è il follow up da parte di Umti. Ha comunque il suo frematti, arrenditi, che poteva essere molto fastidioso. C'è il double buff nelle mani di Lava. Bisogna essere sinceri, avere red buff in un campione melee che ama giocare intorno al regicidio, beh non è male. Se poi hai anche il blu qui, un momento qui vedono che il drago è stato iniziato, dicono: ma sai che cosa? Possiamo chiudere. Casa ancora uno shot calling un po' folle. Queste giocate sono veramente inutili. Non c'è un modo più aggraziato di dirlo. È una giocata per un drago della nuvola. Stai letteralmente spendendo meglio il tuo tempo se full clear la tua jungle. Ma dirò di più, se anche orbiti una lane, aspetti nel cespuglio che tornino sui campi e recolli, stai impiegando meglio il tuo campione, il tuo vantaggio di 2 kill a 0. Vai a concedere due obiettivi neutrali, perché tra l'altro poi era anche arrivato il messaggero, quindi Kaz che nonostante lo start 2-0 va a trovare uno svantaggio. Di fatto questo è jungle gap, no? Sono due obiettivi neutrali acquisiti per Umti, lo sta out farmando, ha ottenuto per primo l'oggetto leggendario. Che se vabbè, sta andando per il mitico. È un peccato perché Wukong 2-0 nelle mani di un giocatore come Peanut, di un giocatore come Croco, di un Canyon in forma, è quasi game finito. Proviamo a fedeltà, un po' di danni. Lifor utilizza la sua lente per andare a prendersi anche parte del faccio. Era fermo. No! In questo caso lo dico io, no. Era fermo. Wolcat era fermo.
Tanto Umti va a colpire lo stesso avversario. Poi la toccata è fuga. Eccolo lì con la sua acquisizione forzata. The Light fa partire un buon fight. Potrebbe essere la volta buona. Attenzione Umti su HP. Vikla può rimanere all'interno. Arriverà la kill. Sì che arriva in mano a Vikla. Poi eccolo Vikla che con un altro scatto, un altro charm, prova a trovare la vita di The Light. Per fortuna i danni ancora non sono troppo alti. 4-3 sulla scoreboard. Non è il migliore degli scambi. Hai trovato una seconda uccisione per Lava, hai regalato un'altra morte del tuo jungler. Sono un po' teso. Potrebbe non essere così facile in realtà l'approdo verso il mid game da parte dei Katie Rollster. Hanno per fortuna trovato almeno due uccisioni su quell'Ari, così preziosa in quanto unica bocca da fuoco AP della composizione. Però non lo so. La vedono Umti tranquillamente, ci mettono un sacco a prendere l'ingaggio, immolano un sacco degli HP di life prima che la play veramente esplode e abbia inizio. Kaz, devo dire, usa anche male la W doppia, perché la usa per estendere la portata del suo ciclone, non trovando kill, non regalandosi uno strumento per escape. Premuti male i tasti qui, poco altro da dire. Kaz su Morgan, i permafrost, la ultimate precisa da parte di Raska, la prigione glaciale è molto buona. Riescono a fuggire, grazie anche allo sterminatore di mondi. Qui Morgan riesce a giocare intorno anche al suo flash. Non ha fatto male quel predict di Raskala. Ha letto benissimo le intenzioni di Morgan di togliersi dal traffico o con un dash della sua E o con il flash. Addirittura ha letto sul flash, purtroppo però non c'era il danno, non c'era il follow up. Non c'erano gli strumenti per andare a raggiungere sull'approdo della Suprema. Attenzione, un titolo molto di piume che non trova nessuno. Decidono di disingaggiare Freddy Brion, non vogliono andare oltre. C'è anche Lava che ha con sé l'assalto spirituale trovato da Ari. Ora qui il drago è online fra 3 secondi, non c'è il tumulto di piume. Questo è un grande peccato. Eming è stato troppo goloso, mi viene da dire, in questo frangente. Eming che qui sa anche di avere un po' la pressione dell'outscale di Aphelios imminente, quindi posso anche comprendere la volontà di far accadere la giocata. Se giochi Xayah dall'eternità, questo vuoi fare. Vuoi metterti a disposizione del team, trovare un sacco di danno anche solo attraverso il poke della Q, magari se tappare un bello stun con una rapida successione di RE, però non sta accadendo nulla di tutto ciò. 0-1-0, pari passo col farm. Ma gelo perenne, buono, altro gelo perenne, è arrivata la Maria Morosa. Casa continua, ciclone, i danni arrivano, wow che danni da parte sua. Entra subito, toccata in fuga, grazie anche all'utilizzo dell'ingresso trionfale, trovano una kill. Poi anche la prigione runica, arriva, la potrebbe morire, morirà. Però ora arriva il fermati arrenditi da parte di Umti, i danni ci sono, The Light troverà la kill con l'ultimo attacco. Niente male, questo è uno scambio 2-1 che sì, finalmente giova a Katie Rollster. Tra l'altro immolano anche un campione che non ha disperato bisogno di accumulare risorse come Sejuani. Stanno trovando finalmente forse il bandolo della matassa, allineano anche bene questo 2-1 con lo spawn del drago. Katie che vanno infatti a prenderselo, e questo sì che è un drago per cui vale la pena lottare. Umti. Perché diciamo che Kaz nel game 1 è stato lo stealer. Nel game 2 non è stato un granché, quindi non vorrei che nel game 3 ci sia uno scambio di ruoli. Inversione di marcia. Primo game Kaz 1v9, secondo game entrambi neutri, e quindi il terzo sta Umti smurfarla e portarla a casa. Tra l'altro sullo stesso pick su cui Kaz aveva tenuto il POG in game 1, quindi sarebbe una bella parabola. Ma qui è un buon dive. Vai a utilizzare effettivamente il kit di Sejuani fino in fondo, tutta la tecnica che hai da metterti a disposizione per un 2-1 e la traduzione sul drago. Se la tanca per il secondo messaggero subito dopo, e dando una rapida scorcia agli inventari, vedo parecchio più pericoloso adesso il quintetto dei Katie Rollster. Ottengono il mitico più l'executioner scolding su Kaz, ha preso una moto spada classica Umti in rush. Occhio anche a quel 2-0-2 Vikla su Ari con un Dark Seal a 6 stack. Arrivano, potrebbe arrivare fuga, sterminatore dei mondi per voler aiutarsi e se stesso. Anche la prigione ancora a disposizione. Guarda quanti danni riesce a prendersi lo stesso giocatore. Poi tocca la fuga rubata da parte di Lava, che prova a continuare a fermarsi. Il fermati arrenditi sono in tre, vengono presi poi dall'acquisizione forzata. Molto buono, Raska proverà a fuggire. Sembra che sia abbastanza, attenzione perché poteva esserci il trade. Bravissimo qui Raska a utilizzare la prigione l'unica per fermare Umti. Alla fine morirà a casa.
base, un uno per uno. Bruno che ci può stare, è costato tanto in termini di risorse quel dive, ma ha trovato un'apertura aiming sulla mid scambiando Mikla? Per struttura, non è affatto male. Attenzione. Non credo possano andare, lì devi dare per scontato ci sia visione, si sono mossi in tre col supporto al seguito, okay. Pulisci la wave, ok. Per questo ancor maggiormente positivo il bilancio dei KT, hanno ottenuto il primo mattone in mid lane, con lo spazio che si è ricavato il buon aiming su Xayah, ed è un'ottima notizia, qui il dive lo giocano molto bene. Rascal probabilmente sta un pochino facendo la voce grossa, sta ricordando a tutti quanti di essere su una Sejuani che di questi dive se li prende volentieri. Poi Gore Drinker su 3 ha completamente refullato Morgan regalando un sacco di tempo. Ottima anche la Suprema di Delight, che investe soltanto Kaz di questi, perché poi Kaz sarà anche il primo a cadere. Riescono poi a venirsene via sulle proprie gambe, con intanto mid. Aiming si prende la struttura, si lotta ancora per il messaggero numero 2 però. E siamo lì intorno, manca poco, 17 secondi. Lo prenderanno? Sì, lo prenderanno. Lo prenderanno, vero? Non male, comunque è un piccolo obiettivo con cui andare ulteriormente a estendere la propria supremazia in mappa. Possono andare applicata sulla top per finire la torre, possono andare bot. Io giocherei il più possibile attorno a Rascal, perché la sinergia tra Kaz e Rascal è molto buona. Hanno un sacco di crowd control e di tankiness al loro servizio se giocano dalle parti di quella Sejuani. Morgan è comunque un campione che terrei sotto controllo il più possibile. 0-2 non è assolutamente un Aatrox fuori dai giochi. Almeno un Aatrox che non può andare veramente per la build da bullo definitiva. Quella che suggerivo potesse essere addirittura un Serill da Rush. Ho visto molte partite di un straordinario giocatore del super server cinese che si chiama Xiao Xiaomeng. È il miglior Aatrox al mondo, un one-trick Aatrox che spesso è ai vertici della classifica Challenger, e molte volte lo vedevo andare per quella build con Serill da Rush quando prendeva il controllo sulla lane, addirittura finiva a pushare il Nexus da solo a 15 minuti, ne ho viste di ogni da parte di quel giocatore, ed è sempre un'opzione per Aatrox visto quanto forte è a duellare side. Ma questa è finalmente una mappa in cui ti comunicano, lavorano insieme, non lasciano Morgan nel duello isolato perpetuo. Stanno anche riuscendo a darsi gli strumenti per snowballare il game, non lasciare freschi la Ena. Ok, avevo visto il tentativo di aggressione, c'era comunque Life che aveva la seconda interazione della danza della guerra. Attenzione, qui arriva l'Herald. Ok, sarà Vikla e Kaz probabilmente a prendersi il gold locale grazie a questa testata. Torre conquistata. Drago fra 50 secondi, un drago a testa, un drago della montagna che sicuramente monocopia potrebbe essere buono per i giocatori KT Roasters rispetto al drago della nuvola, anche se comunque i Brion non è che abbiano questo ingaggio così forte se non frontale, quindi avere un po' più di movement speed li aiuta sicuramente. Stavo vedendo anche un po' le build, ma vediamo la differenza di gol prima, naturalmente. Sì, giusto così. Piccoli vantaggi, l'unico veramente avanti a casa, 1200 gold. Sì. Diciamo... è considerato quanto poco costa la build di aiming, anche quei 500 non sono da poco. L'importante è che si mantenga in vantaggio e che usi gli spike per vincere delle schermaglie importanti. Questo ad esempio è uno spike che va assolutamente rispettato da tutto quanto il team. Vuoi chiamare a te quella Xayah sugli oggetti e vuoi lottare per il drago, infatti così faranno. Xayah che stava pushando la corsia centrale, facile preda il drago da parte di KT Roasters. Vediamo anche la posizione di Umti in corsia inferiore, lontanissimo. Penso che quando arriverà in faccia ai minion sentirà la persona che parla all'interno della banda di evocatori, che dirà che il drago è stato conquistato dal team nemico. Blue buff anche ora conquistato a casa. Non c'è visione, o almeno pareva. Infatti vanno su Rascal. Rascal deve stare molto attento. Attenzione, vediamo che viene preso, conquistato, stretta di mano. Anche l'utilizzo della W da parte del giocatore. Prova ad entrare, c'è anche la condizione forzata. Vincla in mezzo al fight. Lo sterminatore di mondi insieme comunque a Sylas. Troveranno la kill. Non male. Wow, oh, questo è un bel turning point. Questa superiorità numerica col barone up può essere molto preziosa. Avranno concesso anche il drago agli avversari, ma sono immediatamente pronti a prendersi strutture e a guadagnare visione topside. Non sono ancora super punitivi i timer, quindi assolutamente non è finita, però bisogna fare attenzione, bisogna
pagare il dovuto rispetto a questa comp molto forte a fare pick off. L'abbiamo visto in game 1 fare la fortuna dei KT Rollster, il binomio Ari e Vi con cui trovavano tante kill isolate. Vai Sylas non è da meno, sempre i crowd control sono lì, l'ampissima gittata della Q più ulti di Vi resta una minaccia della quale difendersi. Gli Rossers quindi che perdono il loro top laner, che comunque dalla sua può dire non ho utilizzato assolutamente niente, se non fosse che Life abbia utilizzato la sua toccata e fuga. Qui si sta continuando a pushare verso questa corsia superiore, no, si prova a mettere in push questa corsia da parte di KT Rossers, anche se lo vedo bello aggressivo. No, ok, ok, stavano solamente mettendo pressione per avere il controllo della loro giungla, vedere se ci sono comunque delle ward che possono dare fastidio, che ci sono dei lumi di visione che permettono a KT di avere il controllo di quella parte di giungla, anche perché sì, siamo al 22esimo minuto, ma comunque Baronashor può essere un obiettivo importante se sai trovare il timing giusto, se sai anche come baitarlo a non subire troppi danni. Vediamo i lumi di controllo, i lumi di visione da parte di KT, essere molto presente nella parte alta della giungla dei Freddy Brion. Assolutamente è un'istanza in cui la visione assume un ruolo molto importante, proprio per quanto dicevo prima, proprio per la minaccia costante dell'all-in di Vi. Entrambe le composizioni una forte attitudine a trovare il bersaglio isolato e ad abbatterlo prontamente. Ari, questo molto bene. Ovviamente anche Vi ci prova il charm, poi fermati, arrenditi subito. Anche ecco l'utilizzo da parte di Aiming del tumulto di piume, kill trovata nel ciclone per provare a bloccare gli avversari. Vicker che continua a danzare ancora in questo momento, tumulto di piume, brava, trova la kill, poi anche l'utilizzo della veglionare da parte di Ena. Continuano a fightare, continuano a combattere, provano a fuggire in questo momento i giocatori che dirò in flash, poi le catene non sono abbastanza, lo shutdown preso e ora devono stare molto attenti perché Unti è basso di salute. Comunque l'uomo in più è un uomo in più estremamente prezioso perché ha battuto Lava. Mi piace che vada per questa Void Staff, ci voleva lo strumento per trovare quell'iniezione di danno in più. Contentissimo di vederlo anche sul più aggressivo Everfrost. Gli abbiamo visto giocare un Sylas da Corona, quindi è un upgrade assolutamente trovarlo sull'Everfrost. E per quanto abbia Zonia è super condivisibile vista la grande portata di questi crowd control che hanno i KT Rollster. Finalmente Vikla con un bellissimo inserimento da ampia gittata con i dash del suo assalto spirituale trova la connessione di Amalia Amorosa, poi il fight si apre ad un 2 per 1. Non ci sono gli estremi per un barone, non ci sono gli estremi per andare immediatamente a convertire, però è comunque il segnale che si può schermisciare attorno a questa Sejuani, attorno a questa Xayah, trovando successo. La prigione glaciale da parte di Rascal è stata se non ci fosse stata quella prigione glaciale, Lava avrebbe ucciso Aiming, proprio tirato una catena in faccia e avrebbe detto tu schermo bianco nero, grazie. Altro spike importante per Aiming in questo Serilda. Sì. Bisogna continuare a martellare, continuare finché il ferro è caldo, finché non hanno ancora Aphelios contro che ottiene il frammento di infinito. Questi sono i KT Roster che hanno uno strumento in più, una marcia in più, la devono utilizzare però. Grande aggressività richiesta a Rascal e Kaz, che sono i principali playmaker. Vikla un pochino più attendista, deve trovare il flank, trovare un buon angolo per la Amalia Amorosa. Ora qui si continua ancora a combattere, si continua ancora a giocare intorno alla posizione dei KT Rossers che provano ad andare per questa ora in corsia. Oh, attenzione Vikla, gelo per N, arriva il charm, poi subito toccata in fuga con la Dazziguera, vanno a prendersi anche forse la vita di Hera che deve utilizzare la sua Gale Force. È arrivata l'acquisizione forzata, Morgan prova a giocare intorno, Morgan troverà una kill, veglia lunare che troverà forse l'uccisione, non è così. Ma nel frattempo si continua a fightare, c'è Aiming che continua a mettere tutte le sue piume, Morgan che combatte contro l'Ascar che prova a giocare intorno a quelli che sono i cooldown. Stare attenti adesso al riposizionamento di The Light e di Morgan. Hanno un ottimo pick-off, dovessero trovare Rascal o Life bassi di punti vita. Torna Ena in gran forza, ancora il flash alla mano e c'è il piede lesto per lui. Questo drago potrebbe essere stato fatto partire nel momento peggiore, per fortuna che resetta leggermente la pazienza. Rascal non può farci assolutamente niente. Umti è pronto a tornare, Aiming con le piume!
Morgan lo trova. Morgan trova il drago. Probabilmente senza questo autoattacco, questa Q che ha messo all'ultimo Morgan, non l'avremmo visto il drago andare nelle mani dei Freddy's Brion. È una coppia di drago infernale molto importante. Lo sarebbe stata ancora di più per i KT, che come dicevo prima devono accelerare il ritmo e provare a trovare la chiusura. Trovano una splendida concatenazione, ma Ena è ancora in possesso della sua Gale Force e del suo Flash. È stato fantastico se Life avesse addirittura trovato Ena, ma non c'è stato il follow up dei danni. Nikla ha giustamente scaricato il kit su Unti trovando l'uccisione, e non gli si poteva chiedere di più finché non tornavano disponibili le sue abilità. Ok, 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 e ora drago conquistato da Freddy Brion, vantaggio di gold di 2000 unità d'oro. Io ho un orologio che mi dice frammento di infinito. In quel momento Aphelios potrebbe essere anche in parte più pericoloso di Aiming. Da questo punto di vista Unti, siamo a The Light. Acquisizione forzata, cioè c'è anche il fermati arrenditi. Spaccaferro di Unti che non viene attivato, non viene rilasciato da parte del jungle di Freddy Brion. E ora Unti rimane ancora nascosto all'interno della sua giungla, all'interno del cespuglio, mentre i giocatori di Kitty Rooster sembrano interessati a questo barone Nashor. Potrebbero farlo partire ora perché la lungovisione non vede. Kaze rimane in attesa. Non vorrebbe farsi vedere, o almeno non provare a far vedere l'inizio di questa azione da parte dei giocatori dei KT. Possono farlo, lo spaccaferro in maniera difensiva. Buono Unti di Life come deterrente. Molto intelligenti qua, bella la giocata. Allora Kaz, facendosi vedere così alto, dà più l'impressione di star cercando un pick off che di star facendo il barone. Si allontana solo quando è tempo di smitare, ma prima che si allontani arriva Life che minaccia con lo Shurelia, non con la ulti, che dovenia. E quindi dà l'impressione ai Freddy Brion proprio che fosse un'imboscata e non un effettivo tentativo di barone. Ed è proprio così che il barone arriva. Sono 1500 gold immediati per il KT roster, con l'opportunità di convertirne ulteriori con la presa di strutture. E tra l'altro con la bot che è ancora integralmente in piedi, direi che ci si può andare a prendere qualche mattone da quelle parti. Potrebbe essere infatti anche questa la scelta. Corsia centrale depushata, va nel recall, così da prendere i propri oggetti. Zanna del serpente, si chiama così, sembra di l'oggetto Serpent Fang, sì. Zanna del serpente, yes, da parte di Aiming, programma fedeltà che... Sono tanti scudi. Ci sono tanti scudi che possono arrivare, esatto, da Unti, sì, programma fedeltà, comunque anche Ena avrà gli scudi grazie all'utilizzo del Severum, se non mi sbaglio, sì. La mia memoria non mi inganna. Quindi sì, ci può stare. Poi comunque sei quello che porta più danna d'aria da questo punto di vista come AD, quindi ci sta tantissimo. C'è il ciclone, ma il ciclone è proprio una spell, la ultimate, non è che ci sia tant'altro. La grande forza del Serpent Fang è che, a prescindere sulle build a letalità, è un item efficiente. Ha una conversione gold, danni e statistiche che dà già molto alta. Se poi capitalizzi anche su un solo enchanter che applica tanti scudi, allora a maggior ragione è molto forte. Poi qui comunque, come dicevi tu, hanno preso la torre in corsia inferiore, ora pushano da quel punto di vista. Prigione, arriva l'ingresso da parte di Unti. Poi attenzione, tumulto di piume. Oh, l'acquisizione forza potrebbe essere molto buona, se non fosse che ora Unti utilizza veramente su fermati arrenditi. Morgan da dietro via, trovano la kill su Aiming. Continuano a fightare, Unti ucciso poi in questo momento da parte di Life. Continuano a fightare in mezzo a Morgan. C'è il permafrost. Veglia lunare su più persone, molto buona. Lava prova a giocare contro Vikla. Cazzo, verrà la kill su Morgan. E poi ora vediamo cosa riusciranno a fare. Un'altra mania amorosa. Poi Kaze prova a giocare. Oh, il flash di Vikla per salvarsi. Kaze continua ancora a rimanere all'interno. Un altro scatto da parte di Vikla per provare ad andare incontro ai nemici. Qui il fight viene vinto dai giocatori di KT, è un 3-2. Peccato che non sia arrivata quella spesa del flash, perché Aiming probabilmente lo avrebbe ritrovato un riposizionamento che sarebbe valso la sopravvivenza. Ma quello che importa è avere ancora una finestra di 30 secondi di mano del barone per pushare su due linee diverse. Bravissimo Laska che arriva prontamente di teleport, sarà torre interna bot e probabilmente una bella acciaccata alla torre mid, soprattutto perché c'è il demolish per Laska. Sì, tanti HP belli gustosi da togliere alle torri di Freddy Brion. Rivediamo il fight perché qui è bello caotico, Va molto bene qui la ulti di lava sottratta a Raska ad aprire le danze, però si difendono tutti molto bene. Ottima la ulti, forse un po' tardiva perché si stavano già disgregando. L'avessero tenuti lì sul posto con una più rapida ulti da parte di The Light, abbiamo visto un fight dominato. Invece c'è
assolutamente ancora tanto danno che sulla via di fuga che Tirotter riescono a mettere. Peccato, come dicevo, che non ci sia stata l'opportunità per il posizionamento col flash, perché qui Aiming avrebbe martellato gli inseguitori anche solo con la Kuma Satalix, della Teletà, che sappiamo far malissimo. Comunque una superiore che guadagnata. Con questa attenzione all'aggressione, trovata anche la mania amorosa, poi la toccata di fuga da parte di Lava, prova a giocare ancora intorno, l'utilizzo del ciclone, l'acquisizione forzata, ulti prova ad andare su Aiming, mi troverà la prima uccisione, poi anche la seconda da parte di casa, si continua a giocare anche il tumulto di piume, poi messo al tappeto, messo giù per terra, Morgan, basso di HP, trovata la kill, ora ulti rimane da solo, deve scappare contro gli avversari, sarà impossibile, arriva la carica, il permafrost, la kill è lei sta parte di KT Roster. L'avevo subito visto sto fight finire per il verso sbagliato. Nessuno ha coperto Ena affinché arrivasse a poter usare una buona veglia lunare. La ulti di The Light è stata tirata in preda al panico senza che connettesse realmente su nessuno. E Kaz per la prima volta ha veramente dato un sacco fastidio con il clone, non rendendo chiara la propria posizione e trovando un ottimo ciclone per avviare il fight. Personalmente credo che anche questa partita Kaz possa avere una pretesa al titolo di POG, nonostante un paio di scivoloni, e l'altro serio contender, a mio modo di vederla, è Dikla. Ha fatto vedere finalmente un'Ari pericolosa. Playoff! Questa è la cosa più importante, ha detto anche Aiming, io non guardo il POG, guardo i mondiali, ebbene sì. Se vuoi arrivare ai mondiali, il modo principale è questo: andare playoff. Playoff, vincerli, andare. Primo gradino, poi piano piano provare ad andare avanti. Però devo dirtelo: ho avuto paura da parte dei KT Roster. Perché a un certo punto vedevo i fight andare sempre nel forse 50-50. Una kill in più per i KT. Hai comunque una composizione che scala bene. Tanto il trenino ciuf ciuf, il trenino che chiama i playoff, i roster. Ti ripeto, vincono, però possiamo anche dirlo, sudando un po' troppo, Freddy Brion sono comunque un team pericoloso, mi viene da dire, quindi sempre meglio vincere che poi perdere alla fine dei giochi. Questo sì sicuramente, saluti. Per il POG vediamo, perché sinceramente è stato più un discorso di team. Bisogna dire che in alcuni momenti i fight sono stati vinti da Vikla, Kaza ha fatto molto bene, Rascal ha utilizzato delle buone prigioni glaciali per andare a chiudere e a salvare i propri compagni anche, quindi vediamo un po' quale sarà la scelta dell'analyst desk. Non è facile sicuramente, perché è un game dove ci sono stati alti e bassi, dove tutto il team ha dovuto step upare per trovare la giocata risolutiva. Sì, lo andrei comunque a ricercare sulla top side. Non me ne voglia Aiming, però è stata una partita in cui, fosse stato per la bot, ho per lo più avuto vibes negative, perché vedevo quella Xayah troppo vicina ad Aphelios. Dovrebbe imporsi sulla lane, specialmente con un playmaker offensivo come Rakan al suo fianco, e negare più risorse possibili a quell'avversario. Invece non è stato così. Una partita molto più tesa di quella che avrei voluto vedere. Comunque non parte nel migliore dei modi, con addirittura Ena e The Light che trovano il push, ma questo lo sappiamo, è una prerogativa di Renata trovare il push un po' a prescindere da che campione abbia a fianco. Poi Kaz arriva a punire, trovare una doppia uccisione, si proietta avantissimo, non farà un uso straordinario di quel 2-0, ci saranno un po' di schermaglie dove non impiega forse il cooldown, i suoi cooldown nel modo più intelligente, però quando anche Rascal si aggiunge all'equazione, quando c'è tanta più tankiness e quindi diventa più permissiva la giocata per Kaz e per Vikra, allora iniziano a brillare i KT Roster a trovare l'effetto valanga desiderato per una composizione che appunto per 5 quinti giocava campioni più da snowball, ecco, più forti a basso numero di oggetti, a basso minutaggio, no? Che effettivamente andando in là nella partita. Poi la grande forza dei carri della letalità è che gli oggetti li ottengono rapidamente, potrebbero snowballare e quindi trovare anche più uccisioni, quelle uccisioni convertire più rapidamente in oggetti e innescare questo circolo virtuoso. Quindi anche i migliori fight espressi dai Freddy Brion, come questo, che in realtà veramente mi ha fatto stringere fortissimo i braccioli della sedia, perché temevo a un certo punto, avremmo visto The Light ottenere virtualmente una pentakill per il proprio team su quella suprema, bastano inventari rimpinguati dei KT a sopravvivere a quell'istanza di suprema. L'inseguimento addirittura porterà a un 3-1 in favore
e KT roster con sempre quella macchia così visto in flashare difensivamente. E poi fight per il drago, anche questo non parte benissimo. Morgan in un'ottima posizione in sterminatore di mondi per andare ad applicare pressione, però il solito Kaz risolve brillantemente uno dei backliner più pericolosi degli avversari, che era quel Sylas, detentore di uno dei migliori inventari in assoluto per Freddy Brion. E poi crollato il Delight e lava, crollano anche tutti gli altri per una carneficina che porta al 2-1 e alla vittoria della Best of 3 con annesso accesso ai playoff per questi KT roster. Bravi davvero KT Rosters quindi a vincere. Guarda i danni da parte di tutti, sono belli alti. L'unico forse sotto il life, ma è il support, ci può stare. È una banca di crowd control, giustamente. Mentre l'altra parte, la Vena, hanno provato a mettere il punto esclamativo. Morgan forse alcune volte leggermente in ritardo per provare a rispondere a questa situazione. Poi vedremo quale sarà la scelta dovuta al POG. Però qui bisogna fare i complimenti a tutto il team dei KT, perché playoff, ragazzi, ripeto, KT Roster, se siete tifosi di KT Roster, siete contenti perché finalmente i playoff sono arrivati. Finalmente, dopo tre split commentati qui su PG Sport con i KT Roster, a fare da bolla, come si dice nel poker, quindi il primo giocatore che non va a premi, quello che scoppia e poi tutti gli altri vanno a premi, finalmente, sesto posto almeno loro sarà confermato. Dirò molto probabilmente, visto come si è messa la classifica per loro, sono anche possibilità di andare a prendere quel quinto posto e perché no di sognare il sorpasso a danno dei Damwon, visto che sono sul 9-6 e visto che tra l'altro sarebbe anche Poetic Justice, sarebbe un po' una vendetta interessante, perché ora 9-6 KT Roster, pari merito con i Damwon, tiebreak un po' peggiore perché hanno più 5 contro il più 8 sì. dei Damwon Kia. Però i KT hanno appena battuto 2-0 i Damwon, quindi appunto, Poetic Justice, magari i KT battono i Leaf Sandbox, pareggiano con i Leaf Sandbox, sorpassano i Leaf Sandbox e vanno al terzo posto e vanno a giocarsela come miglior seed tra il terzo e il sesto posto, perché vi ricordiamo che primo e secondo giocano un po' un playoff a parte, perché partono in semifinale, è dal terzo al sesto seed che effettivamente giocano il quarto. Io ti rispondo meglio ancora, perché i Damwon Kia devono giocare contro i Gen.G, quindi se i Damwon Kia dovessero perdere, mettiamola così, 2-0, perché i Gen.G ci sembrano il team più forte della Corea in questo momento, senza se e senza ma, andrebbero a più 6. Dassero a più 6, vuol dire che i KT Roasters, che ora sono a più 5, sono lì lì, vicini vicini. Con il Sandbox non commento, perché io sono di parte, lo ammetterò per il resto dei miei giorni. KT che poi giocano DRX e Gen.G, mentre da un Monkiani, quando un Freaks e Team 81. Fermo restando che sono comunque tutti e due team, hanno un game più facile, un game molto più difficile. Si gioca molto sul game difficile se riescono a rubare un game. Sì, ci sta. Non ne si condivido. È una settimana che comunque porterà tanta risoluzione della top 4, anche perché giustamente siamo alla penultima settimana. Siamo ufficialmente con oggi, finirà la prima metà della penultima settimana. Avremo delle sfide molto importanti e risolutive per la zona playoff, anche banalmente la giornata di domani è veramente veramente importante per i DRX che affrontano i Nongshim, e sono stati dei Nongshim capaci di battere i Sandbox, quindi tutt'altro che morbida quella sfida. Tra l'altro i Nongshim non sono ancora matematicamente fuori dai playoff. I DRX non sono so in rischio. Non so cosa debba accadere. I DRX devono vincere. Sì, perché sono marcati stretti dai Kwangdong Freaks, però c'è già la partita in più dei Kwangdong persa. DRX che devono vincere contro i Nongshim e devono vincere contro i Kwangdong Freaks nello scontro diretto di domenica. Wow, quello è un banger. Tra parentesi, mi rammarico tantissimo. Wally, tra parentesi, ti dico anche questa: se i DRX battono i Nongshim sono fuori dai playoff. Questa è una sfida in e out per i Nongshim, perché i Nongshim avrebbero ora 4 partite, arriverebbero a 7. Se i DRX vincono, vanno a 8 e i Nongshim arrivano massimo a 6. Quindi. Sì, è un calcolo, sì, i Nongshim non sono matematicamente fuori, ma basta veramente il procedere del tempo e a questo tasso usciranno per forza, quindi sì, è veramente una speranza vana quella a cui sono aggrappati i Nongshim, però insomma, è più dalla prospettiva dei DRX che ci interesserà quella sfida, perché mancano letteralmente una posizione e ci sono due squadre che seriamente possono andarsela a contendere. È uno scenario molto simile a quello dello Spring, in cui le squadre però a sgomitare non erano i DRX e i Kwangdong, erano i KT e i Fredit Prion, i Fredit che in extremis agguantarono questo sesto posto, condannando i KT all'ennesimo settimo posto. Tra parentesi, questa è una serie molto strana. Sì, dimmi tutto, prima vabbè, della tanto mia l'avevi detto, però lo ripeto, sono 3 anni che non va nei playoff i KT roster. 3 anni. Vuol dire
che noi abbiamo visto un anno in meno rispetto a quello che i KT Rosters hanno dovuto soffrire, mettiamola così. Prego. Sì, dicevo, è stata... Sì, tra l'altro faccio un ultimo eco per chi non l'ha sentito prima. I KT non solo sono stati sempre i primi esclusi dai playoff, ma nel 2020 furono anche i primi esclusi dai mondiali, perché nell'anno in cui la Corea aveva 3 seed, dalle regional finals uscirono come 4th seed. Quindi oggi avrebbero fatto i mondiali, nel 2020 sono rimasti a casa loro, a guardarselo invece giocato dai Damwon, dai T1 e dagli Africa Freaks, se ben ricordo. Quella era la terna di squadre partecipanti mondiali nel 2020. Comunque sia, KT Roster, finalmente dentro, serie bruttina però, ok? KT Roster, credo lo sapessero in cuor loro, credo che siano scesi in campo nel secondo game anche con un po' di fare sornione, tranquillo e beato. Vikla, l'avevo detto, poteva benissimo essere il POG, l'altro contender molto serio era Kaz, un terzo per ordine di gradimento sarebbe stato probabilmente Rascal, però qui ha fatto veramente uno step up incredibile. Rispetto all'Ari di Game 1, totalmente inefficace e completamente sulle spalle del team, questa è stata finalmente un'Ari che ha messo a segno tante male amorose, che ha creato la... che ha creato le circostanze per tanti fight 5 contro 4, che è esattamente quello che vuoi dalla tua Ari. Quindi non le si può dire davvero nulla. Alto il DPM, ottima kill participation, un'ottima fase di corsia in cui è riuscito totalmente ad annullare Lava, e poi è stato comunque utile, quindi immaginatevi cosa avrebbe fatto Lava questo game se non avesse vinto così hard la lane Vikla. Direi che si può tranquillamente dare al giovane astro nascente dei KT Roster questo POG per il game 3. Quindi fa compagnia a caso nell'intervista che avremo tra pochi minuti. È interessante sentire quello che avranno da dire su game 2. Voglio proprio sentire loro che dicono: game 2 com'è andata? Anche sono curioso, anche sono curioso. Diranno male. Vedere quanto fosse un esperimento, effettivamente, quanto invece fossero stati sopraffatti dallo stile dei propri avversari. Sono curioso anch'io. Non lo so, credo che avremo poche parole lapidarie sul game 2, se era effettivamente un esperimento, perché non lo vorranno dire, però sentiamo cosa va a dire Kaz e Vikla, rispettivamente il POG di game 1 e del game 3. Dopo 3 anni, signori, ce l'avete fatta, sono playoff per voi, come vi sentite? Ovviamente per noi che abbiamo appena joinato i KT Roster è una grande soddisfazione restituire a questa organizzazione il playoff. Stesso dice Vikla. Hai giocato Vi per la prima volta. L'Ari Vi comp vi vedeva come principali playmaker della comp. Mi piace un po' di Vi, effettivamente un campione che può essere anche un po' un'arma a doppio taglio, perché quando entra nel fight non è così tankosa. Insomma, parlaci un po' della linea sottile sulla quale giochi questa Vi. So we are pretty frank with each other. Whenever we make a misplay, we just like share a lot of feedback. That was a bad play, you know, we should change the play. Io e Vikla siamo stati siamo da sempre molto amici da questo nostro percorso in KT Roster. Siamo stati molto franchi l'uno con l'altro sulle giocate che non sono andate su quel game di Vi Ari, però siamo contenti comunque di esserne usciti con una vittoria. Sicuramente possiamo fare meglio. Ari Vi è una comp che riproporremo. Ovviamente Kaz, per il game 1 l'argomento più importante sono i tuoi 2 giganteschi steal. Cosa pensi sia stata la giocata più importante di quel tuo game? E Kaz dice: ultimamente sto vincendo tanti Smite Fight, ora che ci penso. Forse è un buff che ho da quando sono nei KT, perché effettivamente non ho mai vinto così tante Smite Fight come in questa stagione. Qui guardano insieme il fight. In cui nel pit... Kaz, Stasi, chiude la kill su un T, Smite. Se fai, tra l'altro, non è tra i migliori campioni per andare a trovare degli steal delle Smite Fight. Però in quel fight, nello specifico, Aiming è stato molto bravo a catalizzare su di sé la pressione e a regalarmi quella finestra per andare a chiudere la kill su un T e prendere il marrone. But whenever I watch you steal away the objectives, you look super confident, you always make it happen, so... Parli di un KT buff, di essere fortunato, del fatto che siano un po' dei lanci di monetina, però ti vedo sempre molto confident quando approcci queste giocate, si vede dal tuo preview proprio. Because, grazie, dice che ovviamente ogni qualvolta si predispone per quelle giocate al massimo della determinazione e della concentrazione.
però Cass ci tiene a riporre l'accento un po' su questa mancanza di pulizia che Katie hanno avuto quest'oggi. Ecco, un po' insoddisfatto dei tanti errori commessi, caso. Per quanto riguarda la game 3, invece, avete creato forse uno dei migliori quadranti topside che si possano pensare di costruire con Wukong, Sejuani, Ari. Era questo proprio il focus della draft? Lui risponde: sinceramente, non mi preoccupo mai di che cosa ci viene draftato, non mi preoccupo mai di cosa viene locato dagli avversari, perché so che abbiamo una delle topside più forti del campionato. Vikla viene un po'... Vengono fatte le congratulazioni a Vikla perché fa molte giocate bold, coraggiose. Il mio coach staff dice: Vikla mi incoraggia sempre a fare questo tipo di giocate, a fare quello che istintivamente penso di poter fare sul momento. Quindi mi sento libero di farlo, mi sento libero di seguire il mio istinto e di giocare secondo la mia esperienza, il mio tatto, la mia sensibilità. Questo è il risultato. Casa è molto amico di Vikla, molto soddisfatto di questo giovane talento, ribadisce il suo orgoglio per questo ragazzo e per questo grandioso mid laner in the making. Parliamo un po' della Baron play, quella un po' all'oscuro. Stavamo controllando tutta la visione in quel quadrante. Quindi sì, stavamo attivamente cercando quel barone. Sì, eravamo certi di aver ripulito tutto il quadrante a dovere, che quindi potessimo provare quella giocata, e quando poi non hanno approcciato il pitfall era troppo tardi, l'abbiamo semplicemente finito e abbiamo approcciato una giocata sì aggressiva sulla carta, ma che sapevamo di poter fare. Ovviamente uno sguardo alla prossima sfida di questi KT roster che affronteranno Leaf Sandbox nel big match di sabato alle ore 13. Kaz rimarca come serva una grande preparazione per affrontare quella sfida, perché è una sfida innanzitutto importante per la top, per quel terzo posto che è ancora in ballo. E poi perché Leaf Sandbox hanno un grande momentum, a parte quello scivolone con i Nongshim Red Force. Che Vikla ha parole di grande motivazione, di grande entusiasmo per questa sfida. Quando si tratta di affrontare le grandi, Vikla è sempre molto solare, vivace, contento, entusiasta. Ringraziato il pubblico, poi torniamo al caster di Spitfire. C'è da pensare anche al fatto che ora, avendo i playoff in mano, diventa anche più semplice le partite tipo quella di sabato contro i KT, contro gli Sandbox, anche perché ti dà modo e possibilità di migliorare e fare un tuo reality check, cioè capire ok, contro gli Sandbox dove siamo in questo momento. Poi attenzione, week 9 potrebbe arrivare la 12.14, dato che comunque siamo lì. E già in 12.14 cambieranno tantissime cose. Sto pensando a Sivir, che potrebbe essere ritoccata. I draghi. Quindi, insomma, abbiamo tanto di cui parlare da mercoledì prossimo. Ricordo, fra parentesi, visto che parliamo di mercoledì prossimo, che oltre a LCK e LEC, perché abbiamo anche LEC, non oggi, domani, abbiamo anche domenica la finale, Wolle. Abbiamo domenica la finale di Ginaz. Giusto, giusto, giusto. Infatti domenica, dicevo, mi rammaricavo di non poter essere al commento di quel gran bel match che ci aspetta tra quando un Freaks e DRX per determinare probabilmente la sesta posizione, però è per un'ottima ragione, perché nella serata di domenica 7 al Combo di Milano avremo l'Analyst Desk dal vivo, il watch party per la finale del PG Nuts, che vedrà coinvolti Outplayed del Magister Britz contro i Machko, già finalisti questo Spring, alla ricerca di una vendetta su quelli che furono i campioni atleta in Spring. Ora noi ci prendiamo una pausa un po' più lunga, tempo di mangiare un boccone, e torniamo con i T1 contro Yawa Life. Non mancate. Non perdetevi.
Yeah.